dicendo che è una gara che non accontenta tutte e due i tecnici, lo 0-0, da come si è svolta delle fasi offensive, magari per, come dire, per inerzia, Licata magari non ha creduto di poter affondare fra le file netine. Sì, è vero, è stata una partita aperta di occasioni, credo che forse nelle occasioni ne abbiamo avute più noi, più nitide da poter metterla dentro. Non ci siamo riusciti, però credo la squadra oggi abbia fatto una buona partita sotto tutti gli aspetti, su un campo al limite della praticabilità, perché giocare su questo campo non è facile fraseggiare e trovare delle giocate. Noi per quello che abbiamo potuto abbiamo fatto bene, per cui sono molto contento della prestazione. Io diciamo un po' giocando sulla Befana, no? Ho scritto che il carbone è rimasto acceso a fine gara, nel senso che magari qualche piccolo mugugno è rimasto tra i giocatori per qualche colpo proibito in campo. Per voi è serena questa trasferta, è stata tra virgolette, no? Un pareggio che vi accontenta da un punto di vista solo di classifica. E poi l'altra domanda è: perché Pippetto Romano ogni anno inizia a metà campionato nell'Licata e non da subito? Non lo so, questo non lo so. Comunque è meglio rispondere alla prima, sicuramente. Sì, è vero, ma qual era la prima? Non me la ricordo. La prima, allora, il concetto di base è che la Befana ha lasciato il carbone un po' a tutti, ecco questa è... No, ma noi siamo contenti del punto ottenuto qua, anche in virtù che sapevamo di incontrare una squadra agguerrita, una squadra che cercava i tre punti a tutti i costi, cercando di cominciare il loro girone di ritorno e facendo punti e così a risalire la china. Noi dal punto di vista della classifica è un buon punto, però come ho detto prima, secondo me nelle occasioni avute credo che noi abbiamo avuto qualcosina in più e potevamo anche sfruttarla meglio. Sani ha rotto gli equilibri, questo ragazzo appena entrato. Sì, un ragazzo che quando entra in campo ci mette tutto quello che c'è da mettere, grande voglia, grande determinazione. E io cercavo di vincere la partita perché inizialmente abbiamo sofferto i primi 20 minuti sia per il vento a sfavore, ma non avevamo grande profondità. Con l'innesto di Sani invece la squadra ha reagito bene, ha creduto di poter fare sua la partita e si è mosso il ragazzo abbastanza bene, ma è un ragazzo che ha, che ha grande qualità e sicuramente ci darà una mano. L'ultima domanda: è stata tatticamente studiata la lentezza della gestione della gara sui ritmi? Nel senso, ho visto una partita non da alti ritmi, soltanto a sprazzi un po' di velocità si è vista. Sì, ma la ripresa del campionato o ad altre cose? No, vabbè, la ripresa è chiaro che dopo le soste si ha sempre un ritmo un po' più lento. Ma anche era sicuramente il campo che frenava la velocità sia della mia squadra che dalla parte del nuoto, per cui è stato anche studiato in maniera molto oculata, credo, da parte mia, ma soprattutto credo anche da parte di Mr. Beck. Io la saluto. Pronto? Mister Betta, un altro 0-0. Per la legge dei numeri io mi aspettavo che qualcosa cambiasse, perché i record vengono battuti, c'è questo record negativo che non noto non riesce a vincere una gara, di sbloccarsi, e ho scritto da subito che nessuno dei due tecnici, confermato anche da Pippo Romano, questo 0-0 lo accetterà ben volentieri. Beh, sicuramente noi non lo possiamo accettare, perché la squadra ha fatto tutto per cercare di vincere la partita per quelle che sono le sue possibilità. Abbiamo fatto i primi 25 minuti molto bene, credendo in Licata, costruendo 3-4 occasioni nitide che purtroppo non siamo riusciti a trasformare. A quel punto poi subentra anche l'aspetto psicologico, che è importante, perché quando non riesci a segnare si ripropone sempre lo stesso problema. Chiaramente la squadra un po' si è abbattuta. Nel secondo tempo poi abbiamo pagato, diciamo, gli ultimi 15 minuti, abbiamo pagato la stanchezza di quei primi 30 minuti in cui la squadra veramente ha fatto bene, ha dimostrato di non essere inferiore a Licata. Ma se andate a vedere tutte le altre partite del Licata, il Licata ha fatto la partita ovunque è andata. Oggi non mi sembra sia stato così, la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo cercato di vincerla. Purtroppo gli episodi non ci sorridono. Hai tanta gente nuova e per te sarà una difficoltà in più, quindi qualcosa di diverso di tasso tecnico si è evoluto, ecco, da questo punto di vista anche gli under dimostrano di avere la qualità per giocare in Serie D.
è sempre quel discorso della classifica che incide anche mentalmente. Sì, ma è solo un discorso di classifica, perché se questa squadra fosse all'inizio di una stagione, questi pareggi li sarebbero visti con un occhio diverso. Però chiaramente noi incontriamo squadre già rodate, amalgamate, che vengono da 4-5 mesi di lavoro. Noi siamo come se avessimo 20 giorni di lavoro, devo dire anzi che la squadra segue e si è amalgamata abbastanza in fretta. Mancano piccoli particolari, le rifiniture, queste cose qui, che magari sono cose che vengono dopo. Però, ripeto, la classifica è quella che è e quindi abbiamo altre esigenze in questo momento. Ma la squadra, ripeto, non fa quello che deve fare, oltre questo non può in questo momento fare. Qual è il gol che ti ha fatto arrabbiare di più, il gol mancato? Quello di Trimarco o quello di Napolitano di testa? No, ma non è questione di... andava bene l'uno o l'altro, onestamente. Il problema è che, ripeto, in questo momento non c'è la tranquillità mentale per poter sbloccare le partite, perché basterebbe sbloccarle veramente, poi la squadra giocherebbe anche in modo diverso. Dobbiamo non mollare, continuare a lavorare, sappiamo, ripeto, che è dura, sappiamo che è difficile, però incontriamo squadre forti, organizzate, anche oggi sono anche partite in cui anche sì, è necessario vincere, però poi anche non ti puoi permettere di andare all'arrembaggio contro una squadra del genere, perché rischi veramente di naufragare. Allora, mercato, diciamo, tra virgolette, chiuso, quindi se non dovesse saltare il cambio tecnico, uso la proverbiale se, tu potresti avere un periodo di tempo di poter lavorare con un gruppo compatto. Ma non è un problema che mi pongo, cioè io lavoro con la squadra, lavoro con i ragazzi e spero di ottenere sempre il meglio. E qua non è questione di tempo, la squadra, ripeto, fa, costruisce, si esprime. Ci manca qualcosa, speriamo di recuperare presto a Pignatta, che è uno che ci può dare qualcosa lì davanti. Abbiamo due partite difficili, ripeto, non penso che sia un problema tecnico legato al tecnico o qualcosa, però siamo qui per lavorare, quello che viene accettiamo. Per noi il migliore in campo, il suo ingresso nella seconda parte del primo tempo, ha sostituito Scopelliti per infortunio, ha determinato lo sconquasso e gli equilibri, la sua velocità, la sua irruenza, ha rischiato di segnare due gol, no? E la tua velocità ha creato difficoltà al Noto. Perché non entri dal primo minuto a questo punto? Perché il nostro gioco giochiamo 4-3-3, quindi siamo due attaccanti, una deve essere titolare e una in panchina, quindi è normale. E per questo mister mi ha messo in panchina. Tu hai fatto, ti sei spostato senza punto di riferimento in avanti, incrociando di destro e di sinistro. Sono queste le tue caratteristiche? La mia caratteristica è di destro. Appena ho palla, io la mia caratteristica è di buttare sempre velocità. Sì, è questo. Da quanti anni sei in Italia? Da 4 anni. Parli benissimo l'italiano? Un po', no, benissimo. Ah, allora, sei dell'origine del Ghana, giusto? Quindi comunque l'aspetto atletico è quello, no? Sì. Alicata, sei arrivato quest'anno o già l'anno scorso giocava a Taranto in C1. È fallito e poi mi hanno chiamato direttore, camarata, e sono venuto a Alicata. Comunque io sono siciliano, per questo sono felice di giocare a Alicata. Grazie. È una bellissima intervista.